il pollo ma la bolla, il passero la passera, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Tutti quanti amano Mike Sciosha. Mi sa che sta un po' piove. State a sentire, raga? No, questa ve la devo far vedere. Cioè, guarda che cacchio è! Oddio, mi sa... No, mi sono entrato tutto dentro casa! Con due, raga, guardate! Mi è entrato tutto dentro casa! No, è una cosa impressionante! L'acqua arriva al ginocchio! Al ginocchio! Ah sì! Guarda qua i torrenti, i fiumi, i laghi, i ponti. Ho dovuto spostare la macchina. Guarda. Guarda. Ragazzi, eccoci tornati. Scusate, ma ieri ho dovuto interrompere le registrazioni causa maltempo. Lo so, sembra una cavolata, ma avete visto dalle immagini. È successo di tutto. Ho spostato la macchina, avevo l'acqua che mi arrivava al ginocchio. Stanotte invece, ragazzi, sembrava essere in discoteca, c'erano lampi come le luci stroboscopiche, cioè una cosa, ragazzi, incredibile. Comunque io direi di iniziare il Q&A fin tanto che il tempo ce lo permette, quindi iniziamo subito, vai! Scusate ragazzi, ma oggi credo che passeranno tipo 360.000 ambulanze e pompieri, perché qui insomma è un casino. Comunque la prima domanda, partiamo subito col botto, ce la fa Giuseppe Tetè. È una domanda che mi ha fatto veramente in tantissimi, non riesco manco più a parlare. Comunque Giuseppe ci chiede: Mike, hai deciso quale sarà la tua prossima serie? Allora, è una domanda delicata perché ancora non ho deciso. Innanzitutto sapete che io avevo individuato in Murdered Soul Suspect la prossima serie da fare una volta terminato Watch Dogs. Solamente dopo aver letto delle recensioni non molto lusinghiere ho deciso di non prenderlo. Poi ragazzi, l'ho preso lo stesso, parliamoci chiaro, l'ho preso. E ieri spinto, anzi l'altro ieri spinto da una voglia irrefrenabile di iniziare una nuova serie, di iniziare a giocare, ho registrato i primi due episodi. E devo dire questo ragazzi, sono indeciso se proporlo sul canale o no, perché dal punto di vista della trama la storia è bella, è interessante. E a noi amanti delle belle storie probabilmente ci può piacere e ci piacerà. Solamente che il vero problema del gioco è il gameplay. Il gameplay, ragazzi, lascia abbastanza a desiderare. Non dico che è noioso, comunque le meccaniche sono quelle, ragazzi, è un po' ripetitivo. E non so se può essere una serie fruibile su YouTube, ecco. Però è anche un gioco che bisogna molto ascoltare quello che dicono i personaggi, perché è un noir, quindi un poliziesco. Non so se può essere fruibile, quindi, ragazzi, devo ancora decidere bene. Voi magari nei commenti fatemi sapere che ne pensate, magari non sapete neanche di che stiamo a parlare, quindi andiamo direttamente avanti. E un altro fattore da prendere in considerazione nella scelta della prossima serie è anche il fatto che, ragazzi, da qui alla fine dell'estate non esce niente, non c'è veramente niente interessante. Non so adesso come faremo, sicuramente, cioè voglio ancora pensarci un po' con Murdered. Magari voi aiutatemi nella scelta e se non riusciremo insomma a trovare una cosa, sondaggione sulla pagina Facebook e passa la paura. Un'altra domanda che mi avete fatto veramente in tantissimi riguarda ovviamente l'E3, e questa qui ce la fa Enrico Angelico. Mike, che ne pensi dell'E3? Qual è stato il titolo che più ti ha incuriosito? Bella Mike, sei un gran. Allora ragazzi, sarò sincero, mi aspettavo un po' di più da queste E3, è stata una fiera abbastanza sottotono. Diciamo che ci si aspettava più annunci importanti, più cicce, invece è stato tutto abbastanza calmo e tante cose sono andate secondo i piani. Ci sono state anche diverse assenze, come per esempio Final Fantasy XV e Kingdom Hearts 3, che io posso passare pure su Kingdom Hearts 3, ma porca puttana, Final Fantasy XV non lo accetta. Mentre ragazzi, dal 2006 sto aspettando sto gioco. Probabilmente ci giocherà mio figlio o forse il figlio del mio figlio. Comunque, andando avanti, non so se l'ho già detto, ma se non l'ho detto ve lo dico adesso. Sono stato piacevolmente impressionato da Assassin's Creed Unity. Veramente mi ha impressionato in maniera positiva, mi aspettavo molto di meno. Vedremo come andrà, comunque ne parlerò più tardi in un'altra domanda. Un altro gioco che mi ha interessato veramente tantissimo, e si può dire che io sono nato su YouTube con quella serie, sto parlando di Far Cry. E Far Cry 4 sembra un titolo assolutamente interessante. Una cosa che mi ha fatto un po' ridere mentre vedevo il trailer è che il cattivo, l'antagonista, il tizio biondo, ha un po' quei tratti di Vass. Non capisco perché Ubisoft, quando azzecca una cosa, la perpetua fino all'infinito. Però comunque sembra interessante anche dal punto di vista del gameplay. Sono fiducioso, sicuramente lo prenderò, sicuramente lo giocherò.
Un altro gioco che mi ha impressionato, ragazzi, ma non è una cosa nuova, è sicuramente The Witcher 3. Io sono un fan della saga, ho letto i libri, ho giocato i primi due e aspetto con ansia questo nuovo titolo. Sicuramente, ragazzi, non lo proporrò sul canale perché è un gioco che è vastissimo, è quasi un'esperienza intima, dovete giocarla da soli e poi è lunghissimo, non credo che sia una serie fruibile per quanto riguarda YouTube, però sicuramente lo prenderò. Ovviamente, ragazzi, mutande bagnate al trailer di Uncharted 4 che non arrivava mai. Abbiamo fatto le 5 insieme a Veres che all'ultimo proprio ci hanno sparato questa cartuccia. Oddio, anche da quel punto di vista mi aspettavo di più, ragazzi. Credevo che stessero in una fase di sviluppo un po' più avanzato, che magari potessero farci vedere qualcosa. Invece hanno fatto vedere un trailer in computer grafica di un paio di secondi, insomma una ventina di secondi, che però ci ha mostrato un'ambientazione un po' piratesca, così un po' tropicale, e ragazzi, come saprete, io amo le ambientazioni piratesche, quindi cioè, non poteva andare meglio così. Un altro gioco che mi ha impressionato è Batman, e finalmente Rocksteady torna a lavorare su Batman, perché ragazzi, vedete, noi la nostra sfiga è stata che ho proposto l'unico videogioco della serie di Batman Arkham, ho proposto Origins, che è stato l'unico non sviluppato da Rocksteady. Adesso torneranno i Rocksteady, abbiamo visto qualità grafica spaventosa, se ai livelli degli arti Arkham, tranne Origins, sarà un capolavoro, quindi quello lì sicuramente sì. Un altro gioco però che mi ha colpito è stato The Order 1886, che però ho qualche riserva, ragazzi, perché graficamente è spaventoso. Ho letto qualche recensione, comunque qualche articolo di gente che l'ha provato gli L3, e sembra che ci sia un problema di linearità, cioè ovvero il gioco è tutta una sequenza di cutscene, spara, quick time event, cutscene, spara, quick time event. Comunque credo che il 2015 sarà un anno d'oro per noi videogiocatori, perché finalmente entreremo nella vera next gen, e stiamo a vedere, ragazzi. Alex Lupu, perché Aiden non ha piercing? La prossima domanda è una domanda un po' ermetica e ce la fa Patrick Perin. Mike, quando eri anche te giovinastro, se tua madre entrava nella cameretta arrabbiata e ti spengeva la play quando non avevi ne ancora salvato, come reagivi? Domanda formulata un po' alla lasciami stare. Comunque, guarda, non credo che sia mai successa una cosa del genere, ma sicuramente sarebbe stata una bella mancanza di rispetto da parte di mia madre. Stiamo parlando di una cavolata, sicuramente una mamma ha i suoi buoni motivi per essere arrabbiata, però venire lì e spengere, secondo me, cioè, è un brutto gesto alla fine. Comunque, mia madre non mi ha mai fatto una cosa del genere, però mi ricordo che da bambino è successo un episodio. Sicuramente avrò fatto arrabbia mamma, non lo so. Comunque, una mattina mi sono svegliato, anzi, tornato da scuola, mi sono accorto e praticamente alla play mancava il joystick. Quindi mamma mi aveva staccato il joystick dalla PlayStation 1 e capite bene, ragazzi, che una console senza joystick è praticamente una console inutile. La cattiveria, ragazzi, togliere il joystick a un bambino, rendere, cioè, tu hai la console lì ma non la puoi usare perché non c'è il joystick, veramente la cattiveria, proprio il diavolo. Da bambini era estate, noi stavamo al mare, io e mio cugino stavamo giocando alla play, mi ricordo ancora il gioco, era Devil May Cry 1 per PlayStation 2. Eravamo arrivati praticamente alla fine del gioco, quando devi scappare dalla villa. Stavamo lì con l'aereo facendo un livello difficilissimo, tutti presi così, e mio zio, per farci uscire, praticamente che ha fatto? Ha staccato la corrente. E a me, ragazzi, sta cosa mi è rimasta qua, perché, cioè, veramente, io, perché cazzo devi staccare la corrente? Cioè, dimmelo e io spengo, no? Spesso la gente si dimentica che le persone, seppur piccole, cioè, ascoltano, capiscono lo stesso, quindi se uno gliele spiega in maniera giusta e non si impone per forza in maniera, tra virgolette, violenta, le persone capiscono lo stesso. Quindi insomma mi è rimasta qua e ancora qua ce l'ho. Alex Videogamer scrive: Mike, cosa ne pensi dei ragazzini che invadono YouTube con canali di qualità pari a zero e vanno in giro facendo gli spammoni su altri canali? Beh, come saprete, ragazzi, io credo che ormai YouTube sia inflazionato soprattutto dai canali che trattano i videogiochi, quindi emergere è un po' difficile. Però per quanto riguarda la qualità, credo che la qualità di un canale cresca con il crescere del canale. Per esempio, prendete il mio caso, se andate a vedere i primi video, cioè, facevano schifo, ragazzi. È veramente una cosa oscena a confronto adesso. Però comunque quella è una cosa che viene col tempo. Poi non so se però tu parli di qualità, tipo
sa chi registra il gameplay col cellulare. Beh sì, da quel punto di vista. Tanti mi chiedete che telecamera utilizzi per registrare i video. No ragazzi, non avete bisogno di una telecamera, avete bisogno di un'attrezzatura, avete bisogno di una scheda d'acquisizione, di un microfono. E infatti diciamo che il vero problema è la motivazione che vi spinge a creare un canale e quindi a entrare nel mondo YouTube. Perché tanti ragazzi, io ormai vedo che tanti vogliono iniziare perché vogliono diventare famosi, vogliono fare le cose, ma ragazzi, questa qui è la motivazione più sbagliata che potete trovare per iniziare a fare un canale. Perché quando inizierete, ragazzi, appunto perché ci sono tantissimi canali, è difficilissimo emergere. Per esempio io all'inizio, quando facevo 100 visualizzazioni, ero felicissimo. Quando ne facevo 200, dicevo, wow, mamma mia, il video è andato benissimo. E capite bene che stiamo parlando di 100-200 visualizzazioni. E quindi non riceverete quindi subito la visibilità che magari vi aspettate, eccetera, eccetera. A meno che non siete raccomandati. E se non avete in voi forte una motivazione che vi spinge ad andare avanti nonostante i risultati non arrivino, è difficile appunto che andare avanti. Quello che dico sempre a tutti quelli che me lo chiedono è: fatelo ragazzi, divertitevi, registrate, ma indipendentemente dalle iscrizioni, visualizzazioni, mi piace, non mi piace, cioè queste cose sono tutte secondarie. Se voi per primi vi divertite, riuscite a far divertire anche chi vi guarda. Poi per quanto riguarda gli spammoni, come dici te, beh, quello è un fenomeno abbastanza negativo, soprattutto perché è la cosa più sbagliata che potete fare, perché fondamentalmente alla gente non piace che gli si spinga una cosa, che gli si dica quello che deve fare e quello che non deve fare. Cioè voi potete pure scrivere passate per il mio canale, ma alla fin fine quanti passano nel tuo canale? Trovate la vostra strada, ragazzi, e sicuramente gli sforzi saranno ripiegati. Poi per il resto, ragazzi, passate sul canale Mike Sciosha, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale. Mike Sciosha è il canale più pro del mondo. Simone Cattaleggia. Mike, se ipotizziamo che tu hai una pistola, ipotizziamo che tu abbia una pistola con un colpo e davanti a te l'uccello malefico che non ti fa dormire, la versione buggata di Raymond Kenny e il genio che inventò lo shopping, a chi spareresti? Guarda, lascio il silenzio. Domanda scritta un po' alla lasciami stare da parte di Davide Castorina. Cioè Mike, volevo farti due domande. La prima è se prenderai Assassin's Creed Unity, se ti aspettavi dei cambiamenti. E la seconda, la tua provaggine la usi solo quando registri o se provo anche quando lavori o quando andavi al corso mentre facevi il gelato? Mi immagino una montagna di pistacchi al cioccolato con il logo del canale in cima. Bella bro, già te l'ho detto, ma bacio anche ad Ambra. Allora, bacio anche ad Ambra? No. Però per il resto, Davide, punteggiatura ci devi un po' lavorare anche sulle H. Per il resto, se scherza. Comunque, tornando a noi, prenderò Assassin's Creed Unity? Sicuramente sì, e devo essere sincero ragazzi, mi aspettavo molto molto peggio, molto molto di meno, invece mi ha piacevolmente sorpreso. Di certo tu mi chiedi se mi aspetto dei miglioramenti o comunque dei cambiamenti. È difficile che Ubisoft faccia dei cambiamenti, soprattutto sulla serie di Assassin's Creed, che fondamentalmente si basa su delle basi abbastanza consolidate, tipo il pedinamento a oltranza. No vabbè, a parte gli scherzi, però comunque fondamentalmente la saga è quella, il gioco è quello. Una cosa che però non è cambiata è il sistema di combattimento, perché almeno dal video di gameplay che hanno fatto vedere alle 3 sembra che c'è ancora il combattimento a turni, tra virgolette, una alla volta. Quella è l'unica cosa che i fan chiedono di cambiare da Assassin's Creed 2 e non lo cambiano. È pur vero che Ubisoft spinge molto sul marketing, sul venderti una cosa che poi al giorno dell'uscita non rispecchia quello che aveva presentato. Qualcuno ha detto Watch Dogs? No, comunque, a parte gli scherzi, sono stato piacevolmente sorpreso e vediamo come andrà. Una domanda veramente interessante ce la fa Alessio Centofanti. Ciao Mike, se tu dovessi realizzare un film, da quale gioco prenderesti l'ispirazione? Come mai questa scelta? Un saluto, ciao bro. Allora Alessio, bella domanda. Non so che da quale videogioco prenderei ispirazione per fare un ipotetico film. Il vero problema è che tutti i videogiochi che hanno ispirato un film si sono rivelati delle mezze chiavi, cioè comunque roba abbastanza scarsa. E forse questo è il vero problema. Però se io dovessi scegliere un videogioco da proporre come film, sicuramente sceglierei uno che ha una trama solida, quindi una bella storia da raccontare. Mi verrebbe in mente un The Last of Us, ma credo che sarebbe troppo banale. Sempre per rimanere in ambito Naughty Dog, un altro gioco che sicuramente sceglierei per fare un film sarebbe Uncharted, perché ragazzi, praticamente hai un personaggio carismatico. Potresti fare
diciamo, una falsa riga di un Indiana Jones. Il vero problema, semmai, in questo caso sarebbe trovare l'attore giusto. Pensate, per esempio, un Solid Snake, uno Snake impersonificato da un attore con poco carisma, cioè lo ammazzi proprio. Quindi non lo so, è una cosa un po' delicata. Voi che videogioco scegliereste per fare un film? Un dramma esistenziale per Giacomo Nera, che ci chiede: ciao Mike, ti seguo molto e per questo ho deciso di chiederti dei chiarimenti. Con i soldi che mi prendo spesso li utilizzo in vestiti. La verità è che io vorrei comprare videogame, ma non riesco a convincermi. Ti prego, meglio vestiti o videogame? Mi daresti delle motivazioni per prendere dei videogame al posto dei vestiti? Ciao grande. Ma che Beh, come la vedo io, sicuramente è meglio che compri i vestiti, perché i videogame non te li vuoi mettere addosso. Non vorrei che tu uscissi nudo da casa. Però magari ogni tanto vuoi mettere da parte qualche soldo e ti compri un bel gioco, no? Anche perché, ragazzi, sì, è vero, il GameStop costa 70 euro, sì, è vero che costano tanto, però se siete un po' furbi, ci sono dei canali per comprare videogiochi a prezzo veramente basso. C'è Steam, ci sono i negozi di gay, ci sono i negozi di gay russe che stanno veramente tre caccole, ma ci sono siti come Zavvi.com, Amazon, dove veramente trovate giochi che ve li tirano appresso. Probabilmente non vi tirano dietro i vestiti, e spero che tu, Giacomo, insomma, non faccia l'errore di uscire da casa senza vestiti. La domanda di Roberto Stigliano è una domanda che potrebbe essere paragonata a un poema dolce stil novista, e fa: Mike, lo sai che se non mangi il cocco bello non ti si alza più l'uccello? E beh, Roberto, sì, infatti io mangio sempre il cocco bello, appunto per evitare questa cosa. L'ultima domanda ce la fa Mario Minunzio: racconta la figura di merda più grande che ti sia capitata. Allora, questa è una bellissima domanda. Innanzitutto, ragazzi, a me succede una cosa incredibile. Mi è mai capitato che di incontrare quelle persone, magari venire a scuola con te, oppure amici, no, che non rivedi da tanto tempo, e fai quelle domande un po' di rito, no? Io faccio sempre la figura di merda di chiedere agli amici, o comunque alle ragazze, ne so: allora, ci stai ancora insieme a quello? Ma stai ancora insieme a quello? E tutti, ragazzi, quando faccio questa domanda, tutti mi rispondono: no, veramente mi sono lasciata. No, veramente no. Porca miseria, ragazzi! E là proprio muori dentro, no? Perché, cioè, hai fatto una figura di merda, cacchio, no? E lì proprio senti proprio il rumore dei vetri rotti, no? Quindi questa è una delle figure di merda che faccio frequentemente. Tant'è vero che ho deciso che adesso non chiedo più niente. Infatti, ragazzi, tutti amici che mi state seguendo, se non vi chiedo più se state fidanzati con quella ragazza o con quel ragazzo, è perché voglio evitare che, insomma, mi date brutte notizie e automaticamente si crea quel disagio incredibile. Comunque, per quanto riguarda la figura di merda più grande, mi ricordo un episodio con particolare simpatia, perché non lo so, è una cosa stranissima. Allora, non mi chiedete perché, ma stavo a Bari e stavo prendendo il treno per tornare a Roma. Tornando da Roma, però, il treno viaggiava di notte, quindi avevo la cabina. Voi sapete, ragazzi, la cabina sono tre posti, tre e tre davanti, no, proprio a cabina. E insieme a me quella notte viaggiavano un signore e una coppia di stranieri, quindi una ragazza e un ragazzo. Quindi io stavo sulla mia postazione, davanti a me c'avevo una ragazza e a fianco un ragazzo. Allora, ragazzi, potete sapere che io quando dormo mi capita spesso che salto. È mai capitato che quando dormite fate dei salti, no? Insomma, io stavo dormendo, ragazzi, a una certa faccio un salto, vi giuro, ragazzi, stavo a dormire, faccio un salto, proprio uno zoppo, cioè che faccio così con i piedi, sbatto proprio i piedi così. E c'è quella ragazza che si sveglia, cioè, quella ragazza si sveglia, ha fatto uno, cioè, non lo so, ragazzi, non lo so, che ha fatto un triplo carpiato. E in quel momento, ragazzi, accorgendomi di aver fatto quella grossa figura di merda, ho fatto finta di dormire, ho continuato a dormire. Me ne vergogno un po', però insomma, io saltando l'ho svegliato. Pensate che volo che ho fatto. Chissà che boh, non lo so. Certo, ragazzi, io non sono uno che è capace molto a raccontare storie, infatti ve l'ho raccontata male. Vi assicuro che è stata una grossa, grassa figura di cacca. Chissà se quella l'ha mai raccontato a qualcuno. E va bene, ragazzi, questa era l'ultima domanda, è stato un Q&A un po' difficile, già da ieri che ha nevicato. Oggi veramente, ragazzi, non riesco a coniugare verbi, sto a morire caldo con sta luce, sto sudando come un caimano in calore. Per il resto, ragazzi, il Q&A finisce qui. Mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Tra l'altro, cercate di rimanere più attivi possibile, perché da oggi, dal 16 giugno, insomma, YouTube comincerà a tagliare
tutti quegli iscritti inattivi dei canali. Quindi ragazzi, cercate di essere sempre attivi, quindi commentate, mettete mi piace, guardate i video, cercate sempre novità. Mi raccomando, seguite la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite, su quale sarà la prossima serie, perché sicuramente ragazzi vi farò sapere qualcosa. Voi, se avete qualche domanda a cui volete una risposta, lasciatela qui nei commenti, fatemi sapere anche che ne pensate, che proponete per quanto riguarda la prossima serie. Un saluto a tutti da Max Sciosha. Un'altra cosa ragazzi, prima di salutarci, ho intenzione di fare una live un giorno di questi per cazzeggiare, come è stata l'ultima, perché mi sono divertito, spero vi siate divertiti anche voi. Devo riuscire a mettere i commenti al lato perché l'altra volta non ci sono riuscito, quindi ci riusciremo per la prossima live. Vi farò sapere quando la faremo, visto che adesso non ci stanno i mondiali ragazzi, tutti a casa, l'estate è finita. Oddio no, non è vero, perché so che avete gli esami, quindi in bocca al lupo. Un saluto a tutti da Max Sciosha, mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti piace, lasciate tante domande. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Max Sciosha. Tutti quanti amano Max Sciosha. Tiè, guarda qua, te taglio pure i kiwi. No. limoni, che volevi? Le mele, te? Tiè, ecco una mela, una banana, una susina, Fanta birra, cola, asciugamano, panini, pizza, angurie, cocomeri, coccobelli, mele, pere, arance, bicocche, banane.